Ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games, ancora insieme con il giovedì di PES, sempre all'orario, diciamo, improponibile, però sono sempre presente. Tra le altre cose, sto cercando anche di migliorare ancora più quella che è la postazione di relax, che lo chiamo io, con una serie anche di luci che danno effettivamente un po' più di tranquillità. Siamo arrivati quasi alla fine di questa settimana. Purtroppo ho avuto poco modo, diciamo, di giocare con il buon PES e non sono riuscito ancora a fare una partita contro il computer leggenda per conquistare la leggenda, ma lo farò e cercherò appunto di postare, magari nel caso di vittoria, il solo pescaggio, magari la partita. Vediamo se evito di postarla, ma vediamo, comunque lo vediamo un attimo. Allora, oggi, come sapete, tanto essendo la tarda ora in cui appunto posto il video, credo sapete più di me di cosa, diciamo, ci propone il giovedì di PES. Quindi partiamo con il fatto che sono state aggiornate le rose, quindi possiamo, magari chi vuole incominciare da una nuova master, può giocare con i giocatori con le casacche giuste, quindi ora non so a che giocatori appunto. Un Balotelli mi viene a mente, nel Monza lo troviamo, faccio un esempio così e così via. Ora noi, io cercherò appunto questa settimana, questo fine settimana, di portare a termine magari con una live, come ho fatto la volta scorsa, che non ho ancora postato il video sul canale, la prima master con Vicenza e magari poi nella seconda master, vediamo se continuiamo con Vicenza, se andiamo in Serie A oppure no. Comunque questa è un'altra storia e vediamoci. Allora, mettiti a prova nella Ranked Challenge, un evento PvP in cui competerà, ragazzi, troppo tardi, sono stanco. La fine si divide in fasce di validità. Se, ok, vabbè, ciao, grazie. La settimana prossima abbiamo in casa un po' di squadre brasiliane e argentine, quindi Boca Juniors, Flamengo, poi abbiamo il Galatasaray, l'Inter, il Madrid de Chamartín, quindi l'Atletico, il Manchester, Piera Roma, Sassuolo. Di là invece, tra le squadre di trasferta, non c'è la... Ah, c'è la Juventus, ovvio, la Juventus sempre. Mentre, diciamo, facendo l'alternativa a questa competizione, abbiamo casa e trasferta, Atalanta, Barcellona, Lazio, Madrid, Porto. Mi sembra che ci siano le squadre che sono, mi sembra, sono sicuro che ci sono in Coppa dei Campioni. Come sapete, per ora si può sempre fare il match day con il Milan Inter, l'avete fatto, magari nei commenti mettetelo, perché è interessante questo match day. Io ne ho fatto qualcuno, ma giusto proprio una partitella per prendere qualche pignata, che non l'ho preso perché, insomma, bene o male, dopo un po' di tempo non para. Entriamo nei My Club e vediamoci che cosa ci propone. Ragazzi, oggi monetine il sottoscritto ce n'ha talmente poche che non farà nessun giro se non quelli che magari ho avuto come regalo. Allora, c'era stato l'aggiornamento dei giocatori in forma, abbiamo Messi, Mané, tra i giocatori che abbiamo noi, Aubameyang, noi ce l'abbiamo, non me lo ricordo, ma non gioca quasi mai. Comunque Messi A, poi abbiamo Bruno Fernandes via, che se non si usa un trequartista, Arnold è un terzino destro, ma è in B, poi Lukaku, eccolo, Lukaku finalmente, per chi ha visto il video di lunedì, finalmente fa parte del team PG. E vediamo se oggi lo faccio giocare una partitella. Vediamo un po'. Griezmann è in A, Sterling non ce l'abbiamo, poi chi c'è? Altri giocatori che abbiamo noi, Rodri è in B, che è un mediano che non abbiamo più potuto giocare, Chiellini che è in B, che ce l'abbiamo, insomma un po' di giocatori. Gomez ce l'abbiamo, ma non abbiamo fatto più giocare nemmeno lui. Meret e Chipper Chop. Va bene, avanti. Andiamo a vedere cosa ci propone il buon Colo. I giocatori di salto sono Kroos, Meret, vedete tutti in A, Trincao, Tressante, ragazzi, Trincao, già il nome per chi è delle parti dove sto io, Trincao, vai, con Trincao, Tressante. Bastoni dello Spezia, un primo giocatore Spezia, la Spezia sta facendo un gran campionato. E per chi appunto come me magari non è molto tifoso dello Spezia, non ha neanche tanto simpatico, sinceramente, però è tanto di cappello, via. Un po' la ruota gira, ragazzi, quindi. Però Bastoni è giusto che sia inserito, anche se con un terzino sinistro 82.
insomma, tra le squadre in evidenza. Vale Taut, centrocampista molto importante. Ma tanto ripeto, oggi non facciamo nessun giro. Le squadre sono aggiornate, e questo l'avevo già detto, le rose, quindi anche la Juventus. Allora, abbiamo il recupero che ci fa sempre comodo. E poi cosa abbiamo? Abbiamo, udite, 26.000. Ah, ha ricevuto primo classifica. Un caso, 26.000. Perché primo? Sei di nuovo in divisione 5. Sì, per forza, perché ho fatto 3 o 4 partite, l'ho vinte tutte. Poi mi sono fermato, potevo arrivare anche alla vinta vittoria. Però sono arrivato primo, la prima volta, ragazzi. Questo la faccio una foto, perché, bene o male, insomma, era quel tempo. E ho trovato avversari scarsi, devo essere sincero, ma comunque 26.000 GP, tanto di coso. Va bene, vai. Quindi, un po' di soddisfazione. Vediamo contratti, agenti. Allora, vediamo un po' chi c'è. Agente speciale, non abbiamo appunto da poter girare l'agente speciale che ci arriva. Poi abbiamo 2 volte Silver, e poi basta. Poi abbiamo gli Commoment, che sono, vai a profilo, sono sempre soliti, 20%, 30% e poi 50%, il Bon Beckham, gli Ljungberg e Pires, sono le 3 appunto leggende, poi tutto Lukaku e così via. Io Beckham ce l'ho, però ragazzi forse non è che, forse non lo so usare, però insomma è interessante, perché c'ha velocità zero, però c'ha un controllo palla interessantissimo, questo. Vediamo un po' anche Ljungberg, un esterno di sinistra, un esterno di centrocampo, 91, 90 velocità, 88, anche lui, no, va molto molto interessante. Poi c'è Pires, ragazzi, anche lui è stato un giocatore dell'Arsenal interessantissimo, più lui c'ha una discreta velocità, una discreta resistenza, tira a giro 90, quindi alti piazzati, interessante. Va bene. Poi cosa abbiamo? Profilo, questi sono i giocatori 90, quello che abbiamo visto prima praticamente, giusto per darci un'occhiata. Abbiamo Cross, lui è un tra le linee, è un giocatore di 30 anni, ce n'è 30, ed ha una resistenza appunto che può arrivare a 88, non è veloce ma non è il suo, però c'è un comportamento difensivo interessante, e poi il controllo palla che può arrivare a 97, ragazzi, anche Tony non sarebbe malaccio, non so quante monetine ho. Poi Gundogan del City dovrebbe essere, sì, anche lui è un tra le linee, un altro centrocampista tra le linee. Ovviamente per chi gioca come me con la difesa a 3, un centrocampo a 3, avendoci la possibilità di avere un mediano collante, che quindi mi fa diventare la difesa a 4, parliamoci chiaro. Oppure magari mettendo un Vieira o un Rijkaard con la tattica avanzata difensivo. Se io metto anche un tra le linee divento molto difensivo, quindi potrebbe essere, io non gioco così, quindi è un po' il buon giusto per Trincao. Bastoni può arrivare a 83 di velocità, è un terzino offensivo, 86 di resistenza, ha un comportamento difensivo però interessante, perché vedete può giocare anche ala e anche a centrocampo come mediano, può fare tanti ruoli, ruoli di difesa, anche trequartista. Però insomma, spezzino. La prima volta, ragazzi, spezia. Sempre stata a Serie C, quindi. Allora direi, facciamoci il giro giusto per. E poi mi farò una partitella. Non so se la posso, vediamo. Perché poi, insomma, ragazzi, tanti video da farvi vedere. E sinceramente il tempo è poco anche per caricarli, per riguardarli. Quindi sto cercando di ottimizzare, però. E chi è questo? Brian Conn. Con Trincao potrebbe far coppia, cioè lo sviluppo, un difensore centrale, vediamo un po' di caratteristiche su Trincao. 74-75, Trincao 78, però insomma componente difensivo 80, recupero palla 76, aggressività 79, interessante, controllo palla, non è malaccio sto ragazzo, sto Brian Conn. Andiamo un po' con le nostre 49. Va bene, io direi no. Prendiamo, dai, Biancon, che è preparatore speciale per 200, 2000, un altro silver e poi prendiamoci quelle e poi ci salutiamo, quindi vi disturbo il giusto, oggi vi disturbo il giusto. My Club. Ancora una palla argento. O chi è?
Lud, uno svincolato di 27 anni, centrocampista che non ti dice nemmeno lo stile di gioco, perché cos'è, anziano? Beh, 27 anni, che forse è una leggenda mai sentita. Andiamo a vedere. No, blocca no, poveraccio, se lo blocca. 76 velocità, resistenza 75, sono questi i parametri, guardo io, difensivo 60, non recupera palla, prendete, può fare tutti i ruoli, strega. Può di giocare, sto lì giocare da tutte le parti, se l'alleri gioca anche in difesa, manca il portiere, la prima punta non la fa, ma fa tutto il resto. E quindi, però non è il nostro, il costo del giocatore, niente, via. Mi dispiace, Trincao, no, più Trincao, Lud. Ma no, allora l'abbiamo preso, poi si ricorderà dopo. Agente speciale, abbiamo l'ultimo, quello che ci dà di solito la Juventus, per chi ha preso come me la versione Juventus. Dai, è 3 su 3, eh? Ivanovic, dove gioca? West Brom, un serbo, difensore centrale 79, però è un contrista, non è male, eh? 79, quindi abbiamo preso ovviamente tutte palle con Ruben. Andiamola a vedere, dai, andiamo a vedere lui, no, blocca, andiamola a vedere. Allora, lui c'ha velocità niente, però resistenza insomma, contatto fisico, e poi difensivo 85 e 82 di recupero palla, aggressività 84, non è male. Competenza 86, quindi potrebbe venire avanti. Un incontrista che può giocare anche terzi. Dettagli. Rapace d'aria. Ulla, già così. Non c'è più niente di resistenza. Però con potere offensivo 81, sto Ruben. Da dove gioca? Nel Rosario Central. Ragazzi, vi invito ad andare a vedere un video, una serie che ho fatto l'anno scorso con PES 2020. Con il campionato argentino, non è malaccio, perché poi dopo rivedendola lì per lì giocandolo non era entusiasmante come quella che sto facendo ora con il Vicenza, però non era poi così malaccio, ecco. Quindi, e vabbè, e poi chi c'è? Il difensore centrale, anche lui chi è un incontrista, perché incontrista 80-70 non è malaccio, anche Bustinza, gioca nel Leganés B, seconda divisione in Serie B inglese. Spagnolo, resistenza interessante, anche lui un colpo di testa normale, 78, va bene, prendiamoli tutti e via. Ok ragazzi, abbiamo tutto quello che dobbiamo fare. Allora ragazzi, io intanto vi invito anche a guardare tutti i video che troverete sul canale, ovviamente le serie che vi piacciono di più. Cercherò questo fine settimana che arriverà di portare quasi a fine anche dei medium. Non ho più caricato le, perché non ho avuto tempo, però insomma sono andato avanti con la serie e appunto cercherò di caricarle la settimana prossima, così anche come le altre serie che sto facendo, Assassin's Creed in particolar modo. E volevo appunto fare un ringraziamento ai, siamo arrivati a 550 iscritti, quindi manca poco ai 600 che avevo chiesto per Pasqua, ci sono sempre 2 mesi, e sarebbe una bella cosa oggettivamente riuscire magari ad arrivare a 600 e poi puntare alla fine dell'anno ai 1000 iscritti. È un obiettivo che magari, che ne so, a ottobre, fine novembre, quando chiedevo appunto Road to 500 all'ultimo dell'anno, eravamo a 250, 280, non mi ricordo, ma non si era neanche a 300. Insomma, arrivare a 1000, a essere quasi a 600 dopo 3 mesi, insomma, da quella richiesta, per me è un motivo, diciamo, di soddisfazione, ovviamente, però è un motivo, come dire, allora vuol dire che qualcosa si riesce a fare, va bene, c'è sempre qualcosa da migliorare, io sto cercando anche come qualità di migliorarla, e poi, e quindi ringrazio tutti. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre sul canale PG Passione Games, sempre magari su PES. Ciao!